Buongiorno a tutti, benvenuti. Sono Giuseppe Liberature, sono il direttore generale del Consorzio Vino Chianti Classico. Oggi siamo qui alla Leopolda, questa bellissima stazione di Firenze, vecchia stazione, e come vedete qui ci sono i vini di oltre 150 aziende, questa grandissima sfilata che vedete alle mie spalle. Stiamo facendo degustare questi vini a 200 giornalisti che vengono da tutte le parti del mondo e stiamo parlando di annate che diciamo sono 2009, 2008 e c'è anche del 2007. Devo dire che l'ultima annata, perché il 2010 siamo veramente ancora in anteprima, anche se ci sono delle premesse assolutamente di livello, ma il 2009 ha già riscosso un grandissimo successo. 2009 è un'annata che ha dei colori fantastici e dei profumi altrettanto belli, buoni, ottimi, c'è un buon tannino, soprattutto sono dei vini molto eleganti, con un'ottima base di acidità. Quindi sono dei vini ancora una volta che si sposano benissimo con il cibo. 2008 era già un'annata consolidata, che era già stata anche già assaggiata l'anno scorso, si è molto affinata e quindi siamo assolutamente soddisfatti di quello che oggi stiamo presentando. Del resto devo dire che ci dobbiamo ritenere fortunati, perché mai come in questo ultimo decennio, tranne forse il 2002 che è stata una delle annate critiche, per il resto non ci possiamo affatto lamentare, abbiamo sempre avuto delle produzioni di medio-alto livello, con altissimo in alcune punte in alcune annate, quindi devo dire che i prodotti sono molto migliorati, perché in vigna sono stati fatti dei grandi lavori, soprattutto sono in pieno campo i nuovi cloni, noi abbiamo fatto una selezione clonale negli anni 90-2000, oggi abbiamo nuovi cloni di Sangiovese e di molti vitigni autoctoni, tipo il Colorino, tipo il Canaiolo, che ci stanno dando delle grandi soddisfazioni a livello proprio qualitativo del prodotto. Quindi, inoltre devo dire che stiamo sempre più lavorando sulla tipicità, ma il Sangiovese la fa sempre più da padrone, perché abbiamo questi nuovi cloni, quindi abbiamo delle produzioni qualitativamente assolutamente all'altezza. Stiamo lavorando bene sicuramente su questi vitigni autoctoni. Il fatto di avere per esempio due cloni di Colorino che sono veramente eccellenti e fanno benissimo la loro funzione sta dando veramente un volto a questi vini, una struttura assolutamente, mi sentirei di dire, tipica del territorio, quindi c'è un'esaltazione del terroir. È un vino che secondo me si presta bene con quasi tutto il tipo di food, ma si presta bene per un solo motivo, perché ha una struttura acidica nel senso buono del termine che permette diciamo questo accoppiamento. Lo abbiamo visto dappertutto, abbiamo fatto delle unioni con anche cucina internazionale di tutti i tipi e di tutti i generi. Sono pochi i piatti dove effettivamente non riusciamo ad accoppiarlo, ma ripeto, è esclusivamente dovuto a questa base di eleganza e di acidità che ha il Chianti Classico, che si può permettere di andare con qualsiasi tipo di piatto.